Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non ci soffermiamo sull'Italia, sulla Juve, ma andiamo in Francia. Come sapete, in Italia appunto la Serie A ripartirà il 22, fra pochissimi giorni, mentre in Francia, salvo ribaltamenti delle sentenze già emesse, in teoria la Ligue 1 è bloccata lì, poi c'è Lione che ha fatto ricorso e così via, ma queste sono cose che non sto seguendo benissimo, vedremo come andranno a finire. Perché parliamo di Francia? Perché parliamo di PSG. Il PSG è una squadra che, come avete visto negli ultimi anni, ha speso cifre folli, però è stato sempre spesso sotto il mirino dell'UEFA per il discorso fair play finanziario. Sicuramente il coronavirus ha messo un po' alle strette anche loro, sia per il discorso fair play finanziario, sotto il quale appunto devono stare proprio attenti, sia perché, come tutti gli altri club europei, chiaramente un po' di spending review ci sta. La faremo anche noi e la faranno anche loro, con la differenza che noi abbiamo un campionato di mezzo. E quindi sicuramente noi siamo ancora in una situazione di rivoluzione, mentre il PSG già ragiona in ottica 2020-21. Pertanto, Leonardo, in un'intervista a un giornale francese, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelle che saranno le cessioni. Due nomi importantissimi saranno già delle cessioni certe. Tre nomi, tre, quattro nomi sono invece cessioni potenzialmente avverabili, perché sempre per il discorso dello spending review, chiaramente alcuni giocatori potrebbero essere venduti. Questa cosa qua mi ha interessato particolarmente, non per il PSG, ma anche quello che potrebbe essere sia il valzer delle punte, poi vedremo perché, sia il calciomercato, quindi occasioni che secondo me la Juventus potrebbe anche tener conto, perché anche forti di quello che è stato l'interessamento verso alcuni di questi giocatori in passato. Parlerei con i nomi caldi, che sono giocatori ormai un po' in là con l'età. Il primo è Cavani, il secondo Thiago Silva. Thiago Silva ha 37 anni, quindi su Thiago Silva vedo un fine carriera. Quindi un'ultima spiaggia con un fine carriera da qualche squadra anche minore o comunque magari in Brasile, questo vedremo. In ogni caso, il Thiago Silva, per quanto sia stato uno dei difensori più forti della sua generazione, è chiaro che ormai il meglio l'ha dato. Cavani, discorso un po' diverso, e qui subentra il famoso valzer delle punte, perché Cavani si è sempre detto che dovrebbe andare all'Atletico Madrid, poi non è ufficiale, chiaramente non c'è, non so come sia la trattativa, però questa cosa qua è un po' volata in giro negli ultimi mesi. Se Cavani andasse all'Atletico Madrid, chiaramente potrebbe liberare una punta. Chiaramente, come sapete, c'è Morata, che è un personaggio che non ha mai convinto totalmente nessuno dei club in cui è andato, né l'Atletico, né al Chelsea, neanche la Juve, paradossalmente, se non il primo anno con la finale di Champions. Neanche la Madrid, altrimenti non l'avrebbe venduto. E quindi questo valzer delle punte potrebbe anche girare e girare interessare anche noi, perché punta che va, punta che viene, e noi abbiamo un Higuaín che potrebbe andare e tutti si chiedono: ma chi sarà questo famoso giocatore che potrebbe venire per l'appunto alla Juve? Molti dicono Milik, dicono Icardi no, appunto perché Icardi è stato confermato appunto dal PSG che dà via quindi Cavani e che vuole puntare su parole appunto di Leonardo su Mbappé e Neymar, poi su Neymar anche lì potremo aprire un discorso ampissimo. Però, insomma, questo valzer delle punte inizia prima del previsto, con una punta che è sicuramente sul piede di partenza, che è appunto Cavani. Non parliamo di un attaccante come tanti, parliamo di Cavani, che per quanto abbia 33 anni, sicuramente è ancora tra i migliori. Tra l'altro, io ho sempre amato alla follia Cavani, già dai tempi del Napoli, se non dai tempi di Palermo. Detto questo, al di là di questo ci sono invece delle situazioni di giocatori che ha detto che potrebbero essere in uscita, quindi non ci sono trattative in corso per questi, ma potrebbero essere indicati come questi. Sono due terzini, Meunier e Kurzawa, e l'attaccante Choupo-Moting, che sinceramente la pronuncia non la so, fate, insomma, Choupo-Moting. Sì, è così, però io non ho mai capito la pronuncia e non so neanche da dove venga questo ragazzo. Detto questo, al di là dell'ultimo nome che non si è sicuramente di interesse, sui primi due si è spesso detto che la Juventus voleva in qualche modo avvicinarsi. Su Kurzawa addirittura si diceva appunto del famoso scambio del Shield Kurzawa dell'ultimo gennaio, cosa che io vedo come verosimile, che poi non si è fatta per motivi che non sappiamo, però non si è fatta, e Meunier è un altro di quei terzini destro, che è sempre stato in orbita Juventus, quando si parla sempre di terzini, che la Juventus girano e girano, perché poi alla fine, parliamoci chiaro sul discorso terzini, Juventus non ha mai trovato un punto veramente fermo, perché adesso ha preso Danilo, dopo Cancelo, dopo Dani Alves, dopo Lichtsteiner, che è il vero punto fermo di questi 10 anni, con Lucilio che sicuramente è un punto fermo, con un Cuadrado che è stato addirittura arretrato per cercare di compensare la mancanza tattica. Quindi questi due nomi io veramente farei molta attenzione, anche perché non sono vecchissimi, hanno sui 27 anni, forse Meunier è anche più giovane. Pertanto, secondo me, sono i giocatori che potrebbero farci comodo come riserva. Posso ipotizzare, o come titolare, magari no, però come riserva sicuramente sì. Perché parlo di questo? Perché parlo di questo sia per un discorso che potrebbe interessare la Juve, sia perché questo mettere quasi praticamente in vendita i giocatori
Può essere per il PSG sicuramente un modo per far capire ai giocatori che sicuramente hanno trovato già degli accordi in modo informale su questa cosa qua. Però, al di là di quello che è il PSG che sbologna i giocatori, mettendoli in vendita, secondo me, quando metti sul mercato i giocatori così, li vai a svendere. E questa svendita potrebbe è veramente interessare grandi club. E la Juventus, che comunque, come sapete, cerca sempre le opportunità, non vedo perché non potrebbe interessarsi a uno dei due terzini che ho menzionato. Quindi attenzione in fase mercato a quello che può succedere alla Francia, perché la Francia è tutti i campionati e quindi non vale solo per questi nomi, ma anche per altri nomi che magari non sono menzionati appunto perché non si vuole svendere nessun giocatore. Attenzione che la Francia, che è il campionato che di per sé è tra i più deboli, diciamo, parliamoci che non è un campionato molto interessante, ma praticamente è l'unico campionato che non, tra quelli top europei che non riprenderà, almeno tramite, salvo ricorsi accolti. Questo non riprendere potrebbe portare questi club a avere molte difficoltà. Champions a parte, che poi vedremo come andrà a finire. E questa difficoltà potrebbe convogliare degli sforzi da parte di club che bene o male stanno a galla, come quelli italiani, perché appunto si ripete il campionato, ma anche quelli inglesi, quelli spagnoli e quelli tedeschi che hanno questa commissione da poco. E si potrebbe, insomma, far interessare molto di più questi club a favore di PSG, che si troverebbe, per quanto ricco nel tempo, ma insomma, propenso a fare una spending review, perché potrebbe anche lui. Anche loro potrebbero avere dei problemi. Quindi attenzione al calciomercato francese, quindi a tutto ciò che potrebbe essere colto dal calciomercato francese, perché parliamoci chiaro, non sono pochi i nomi tra Francia e Italia che potrebbero girare. Molti parlano anche con cognizione di causa, al di là di quelle che possono essere le cose più o meno verosimili, di giocatori francesi che avevano noi alla Juventus che potrebbero tornare in Francia. Non dico di Rabiot che dicevano Premier, ma di Matuidi. Molti hanno parlato di giocatori interessanti del Lione e stanno girando diversi nomi. Quindi la Francia ha sempre dato alla Juventus giocatori interessanti e non vedo perché questo non possa essere un'occasione per la Juventus, ma anche per altri club, per approfittare di un problema molto più ampio, forse in Francia a questo punto, e potrebbe interessare appunto anche noi. Quindi attenzione, stiamo molto attenti su quello che succede in Francia e su quelli che potrebbero essere i potenziali scambi di mercato tra Francia e Italia. Facciamo una scommessa che un giocatore entrato in uscita sicuramente verrà scambiato tra Francia e Italia. Vedremo come e vedremo chi soprattutto. Quindi sono molto curioso di questo qua, perché alla fine parliamo di giocatori comunque che possono essere interessanti, al di là di tutto. Quindi attenzione, perché ce ne saranno delle belle comunque quest'estate, al di là del fatto che sarà un calciomercato magari molto più compatto, molto meno dispendioso, però comunque interessante. Ditemi cosa ne pensate qui sotto. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.